Questa invece è quella da quando eravamo ragazzi, l'albormola, qui a Corinaldo. Questi sono io, questo è Mauro, questo è Marfio, questo era Guido, questo è Mario, il fiore da Mario Lenci. Mario Lenci. Questo è Luigi Cicetta, il padre Scorato. Questo è mio padre, questo è la Vedena che stava a fianco a Neatro, ognuno c'era la bottega sua. Questa era la bottega vostra? Sì. E lei già lavorava a questa età qui? Lavorava anche questi cancelli, vedi? Cosa tiene in mano? Cos'è, una sega? Questa è la sega a mano, sì, ed era tutta a mano. Stavano qui scotrapano, questo è il rino, si chiamava. Era un po' sciocchiotto, no? Allora Tom diceva scaldi la colla e lui faceva i bigliettai sullo giù in teatro. Se te lo fai passare... Io ti scaldo la colla! Allora, poi era un po' scemacchiotti, vedete? Allora c'era la casa del faccio sotto le luci, no? Che c'era una bella radio, andava a sentire la radio e tutto. Era, e qui chi dava uno scopo un'altra, scherzava, tanto ti faceva la mano. Allora Babbi ha fatto, per quale ci pensavo? Ha preso un bel pezzetto con un pezzaccio, ha messo tutti i chiodini così. No? Poi sotto si è messo la toppa e poi si è messo in su. Cappello. Ah! E dai. Non ci ha pensato più a farci, vedrai. E questa era la bottega vostra, quindi lavoravate... Sì, eravamo attaccati, no? Ognuno c'era, era il locale, non c'era le macchine, non c'era niente. Ma ad esempio la vernice, i colori... La vernice faceva a mano, con la macchinetta girava a mano, mettevi giù l'olio con la biacca, poi i colori, mettevi i colori, giravi, tutta a mano, tutta a mano. La colla mi hanno detto col coniglio, è vero? Come? La colla? Sì. Con la pelle del coniglio? No, la colla era con la... No, fatta con le ossa. Con le ossa? La colla da falegname, proprio da falegname. Ogni volta che devi riscaldare, devi sempre riscaldare. Ma la facevate voi o la compravate? Sì, no, tu la facevi tutto. E come la facevi sta colla? Andai a girare. Giù le i conigli? E dopo... C'erano tutti i signoroni, no? C'erano i poteri fuori, no? E nell'inverno, sai, si rompe una finestra, si andava a riparare, e veniva la roba fuori, a piedi. E portavate gli attrezzi con voi? Sì, ma veniva col biroccio, si portava sul bancone.